Allora, intanto ringrazio l'università di avermi invitato qua, nella mia città, perché è una cosa rara, difficile. Io sono una giornalista fiorentina, che è andata in giro per il mondo, magari fossi come la Fallaci, mi piacerebbe, ma e ho iniziato forse anche, anzi poi ve lo dirò, ispirata in qualche modo da lei. Però sono andata via dalla mia città molto presto, molto arrabbiata e non ci sono quasi mai tornata per tanto tempo, per i motivi che avrete capito, cioè i fiorentini hanno un rapporto complicato con questa città, soprattutto se vogliono uscire da certi schemi in qualche modo. C'è qui una mia professoressa, non mi ricordo che voto ho preso perché ho fatto l'università qua, c'è qua la signora che mi ha premiato con Firenze Donna, che è l'unico riconoscimento che io ho avuto in questa città. Ma la cosa strana è che è un riconoscimento straordinario, peraltro l'ho vinto, ero incinta, quindi era un momento bellissimo ed è stato un momento fantastico. E quando Livia mi ha invitato a parlare, poi non parlo più di me, perché non si parla di me oggi, io ho detto: ma ti sei sbagliata, perché è difficile, come dire, ricucire un rapporto con una città dalla quale sei andati via. Ed è una città che, mi dispiace dirlo perché io la amo follemente, non sapete quanto sono emozionata a parlare in questi posti che ho amato, vissuto, e dai quali in qualche modo sono scappata. Però è una città che ha sempre, è come se avesse un rapporto difficile con i suoi cittadini, non so come dire. E questo mi ha fatto soffrire tantissimo, tanto che la mia mamma mi chiama la rinnegata, perché io per tanto tempo non sono voluta tornare qua. Se ci tornavo solo di notte, perché di notte questa città non è mai cambiata. Da 200, 300, non ci sono insegne, non ci sono negozi, non c'è nulla. Ci sono solo le stesse pietre e le stesse sfumature di colore, di marmi, di verde fuori, e gli stessi odori in qualche modo. Veniamo al motivo per cui siamo qua. Io ho avuto due incontri con Oriana, uno vero e uno immaginato. Il primo che ho avuto ero piccolina, stavo a Novoli, un quartiere periferia. Io vengo da una famiglia molto semplice e c'era un cartolaio, si chiamava Paperino, che aveva dei libri, vendeva anche dei libri. E io avevo la paghetta, ero brava a scuola, avevo preso un premio e i primi soldi che ho guadagnato li ho spesi per comprare niente così sia. Mi ricordo la copertina, mi ricordo il bianco e il nero, mi ricordo che dietro c'era Se il sole muore, ho detto: la prossima paghetta compro anche quello. E credo di aver sognato tutta la vita di incontrare Oriana, perché la consideravo colei che aveva segnato un cammino che noi potevamo in qualche modo intraprendere perché lei c'era stata. Perché lei con la sua forza dirompente aveva rotto qualunque muro, non c'era più né donne né uomini né femmine né maschi, né distinzione di genere in questo mestiere. Fare l'inviato di guerra quando io ho iniziato era ancora un mestiere maschile, nonostante Oriana, tant'è che per anni mi sono sentita dire: però, sei come un maschio, che doveva essere in qualche modo un complimento, non so come. Il resto della mia vita l'ho passato a cercare di mettere in equilibrio l'essere donna con questo mestiere. E quindi essere mamma, essere compagna e tutta un'altra serie di cose. Il secondo incontro, dicevo, l'ho avuto nel 91, nella guerra del Golfo. Ed è stata forse la più grande delusione della mia vita, perché lei era difficilissima e io sono andata incontro a lei come un bambino. Oriana, cioè facevo già televisione, cioè insomma non ero famosissima, ero una ragazzina, però insomma. E lei era così arrabbiata con me che non mi conosceva nemmeno, non so come dire, che sono rimasta malissimo. Ho capito anni dopo che il politically correct non andava bene, che quella era smanceria, che non era su quello che si doveva basare un rapporto.
che si doveva basare su delle cose concrete. Rimane il fatto che la più grande soddisfazione me l'ha data quattro settimane dopo, perché io l'ho incontrata a Dharan, in Arabia Saudita. Lei era arrivata lì con Ettore Mo, in quel periodo si muoveva con lui, altro grandissimo giornalista del Corriere della Sera. Sono arrivata con questo entusiasmo pazzesco, lei non mi ha nemmeno guardato, si è girata da quell'altra parte, io sono rimasta malissimo. Poi ho cominciato a lavorare, e siccome a Dharan eravamo a 800 km dal fronte, uno che fa televisione non può lavorare con le immagini fatte dagli altri, allora mi sono travestita da araba, ho messo la telecamera in una cesta di frutta e verdura, sono arrivata sul fronte e sono entrata per prima nel fronte. Due giorni dopo, questo ci è voluto più di un mese di lavoro, usavo il telefono pubblico per comunicare. Due settimane dopo questo mio arrivo sul fronte, arriva Oriana, stavolta accompagnata da Vittorio Zucconi, collega della Repubblica, e chiede: fatemi chiacchierare con quella lì che è stata sul fronte. E in qualche modo la stessa persona che due settimane prima non mi aveva degnato di uno sguardo, abbiamo passato una sera insieme, io le ho raccontato che cosa avevo visto, non avevo visto, e lì ho capito. Ho capito che non era tanto l'entusiasmo della ragazzina che la voleva conoscere che poteva in qualche modo affascinarla o convincerla che fossi, come dire, non degna, ma che potesse perdere tempo con qualcuno, ma era quello che facevo. E ho capito che importante era quello che si fa, che è inutile chiacchierare, che questo è un mestiere fatto di fatto. Sono contenta, dicevo, sono contenta che si celebri Oriana in questa città, perché quanto io non sono nessuno, non sono mai stata, non dico citata, ma insomma voglio dire neanche una scuola occupata mi hanno chiamato, io vado dappertutto, in tutta Italia, immaginatevi lei, perché io non ho diviso la stampa, i pareri, non ho creato contrapposizioni, sono troppo piccola. Lei che era grandissima ha spaccato questa città, ha spaccato l'Italia, ha spaccato l'opinione pubblica, e ho sempre trovato qualcuno che ha cercato un modo per ricordarla assolutamente in positivo o assolutamente in negativo, e quindi per questo dimenticarla. Io credo che lei sia stata una delle figure più straordinarie per chi ha fatto il mio mestiere, una luce, un faro, un'apripista, non so come chiamarla, una potenza, che è impossibile mettersi anche a cercare di capire che parere puoi avere. Quello che io ho cercato di fare, perché è inutile dire che sono stata in disaccordo con moltissime delle cose che lei ha scritto, mi sono occupata di Islam, mi occupo di Islam, mi occupo di guerre, mi occupo di foreign fighters, sono stata una delle prime in questo paese a occuparmi di foreign fighters, sono stata a Molenbeek a fare un'inchiesta 4 anni fa, Molenbeek, non so se tutti lo sapete, ma è il posto da cui venivano gli attentatori di Parigi e di Bruxelles. Ecco, io credo che lei abbia tracciato nei suoi libri qualunque strada uno volesse percorrere, quella del giornalismo se vuoi fare giornalista, quello del non aver paura di pensarla diversamente se tu sei un opinionista, quello di non farsi abbindolare da facili promesse se vuoi fare il politico, qualunque cosa. Ed è difficile vederla scegliere da parti opposte come se lei avesse preso parte, perché credo che quello che ci ha insegnato è la difficoltà dell'onestà. C'è una frase fra tutte, ma finisco con questa, che mi ha colpito, che mi ha insegnato e che mi ha in qualche modo indirizzato nella mia vita. Che dire, il 91 era un momento in cui si lavorava in maniera molto diversa, perché io avevo il satellite a Dharan, 800 chilometri dal confine. Dal confine ogni mattina, sono già a lunga. Ah.
no, perché l'ho visto lì con quei baffi. Il confine era a 150 chilometri dal fronte e io non potevo farlo sulla strada normale, perché quando sono arrivata a Daran avevo firmato un foglio dove si diceva nome, cognome, a chi consegnare il cadavere in caso di morte, e la parola, come fanno gli americani, ti chiedono la parola, non sapendo che gli italiani poi quasi sempre ti danno la parola e poi fanno come vogliono, cosa che io ho fatto, che non saremmo mai passati, non saremmo mai andati oltre Daran, perché quello era il luogo dove dovevamo stare. Come dicevo prima, non potevo stare a 1000 chilometri da dove succedevano le cose, quindi prima mi sono travestita, sono arrivata in questo posto dove, come scrivevo all'epoca, tutti i giornalisti erano travestiti da spie, e tutte le spie erano travestite da giornalisti, e da lì tutti i giorni andavo a 150 chilometri sul fronte e lo facevo con una bussola attraverso il deserto. Arrivavo lì, tornavo indietro, davo la mia cassetta a un taxista che faceva 800 chilometri fino a Daran, e lì avevo un santo olandese che era l'operatore di EBU, European Broadcasting Unit, dove c'è il satellite per mandare le immagini. Lui mandava le immagini in Italia e io mi mettevo in fila con i soldati per fare le telefoniche, perché non c'era nessun'altra possibilità di raccontare. Il tre fili quell'anno, cioè l'unica diretta, era quella di Baghdad della CNN, il resto doveva lavorare in questo modo, quindi portando le cassette dove era il satellite, e il satellite era molto lontano da dove succedevano le cose, per cui se volevi star lì questo era l'unico modo. Allora io raccontavo questa giornata attraverso delle telefonate che facevo in fila con i soldati, quindi io facevo la fila, arrivava il mio turno, siamo qui per avere corrispondenza, ritornavo in fila e rifacevo la fila e facevo la seconda telefonica, e così andava avanti. Allora una notte un soldato davanti a me salutò la fidanzata dicendo: domani non ti potrò chiamare perché comincia la guerra di terra. E così fu che io detti la notizia per prima che sarebbe iniziata la guerra di terra in Iraq. Oggi, anzi 12 anni dopo, 2003, Baghdad, riuscivi a trasmettere lì da dove succedevano le cose. Io ero nella stanza sopra quella dei colleghi che sono stati uccisi dal carro armato americano mentre entravano a Baghdad. Sono riuscita a fare delle dirette durante la presa di Baghdad. Ho raccontato l'ultimo ponte di Baghdad in diretta, perché avevo dei mezzi che mi consentivano di ovviare a tutto questo. Comunque il racconto che io facevo era sempre basato sulla stessa cosa, cioè sull'essere lì dove le cose accadono. Poi che lo facessi attraverso un telefono di un posto pubblico in fila con i soldati o attraverso una diretta che mi consentiva di accorciare i tempi tra il momento in cui vedi e il momento in cui racconti, non cambia molto. La cosa che io rivendico, chiedo, voglio e penso che sia centrale nel nostro mestiere, così come lo è stato per Oriana e per tutti quelli che hanno fatto questo mestiere davvero, più o meno famosi, più o meno riconosciuti, più o meno ricordati, è essere testimoni di quello che poi si racconta, è raccontare quello che si vede. E tutto questo si sta lentamente perdendo, con l'illusione che il citizen journalism o l'idea che immediatamente, appena c'è un fatto, c'è un cellulare pronto a riprenderlo e mandarlo in maniera virale su tutti i social del mondo, possa in qualche modo far dimenticare il ruolo del giornalista, che invece è ancora più importante di prima, perché chi verifica quello che mi sta raccontando il social di turno o la persona qualunque? Siamo molto più preda della propaganda oggi di quello che siamo stati 20-30 anni fa, proprio perché abbiamo l'illusione che tutto quello che succede lo mando online e quindi è verità. La verità è un percorso difficile, lungo, complicato, incerto. E lasciatemi dire un'altra cosa, diffidiamo anche da quelli che ci dicono la verità è. In un mondo come quello italiano, in cui si ha la logica dei giornalismi contrapposti, e le grandi verità stabilite da una parte e dall'altra e stabilite a suon di urla nei salotti televisivi,
quello che ci manca è la sana, tranquilla ricerca della verità, con tutti i dubbi, con tutte le incertezze, con tutte le paure, con tutti i sé, con tutti i condizionali. E che bello che esiste il condizionale nella nostra lingua. Il condizionale, forse è così, quello che io ho visto è questo. Soltanto mettendo insieme una serie di punti di vista certi, forse si riuscirà a ricostruire la verità, altrimenti saremo soltanto preda di quello che gli altri vogliono, che noi vediamo, che noi sentiamo, che noi cerchiamo di capire. Allora, io credo che c'è un'altra cosa che mi va così di raccontare, poi chiudo perché mi sa che ci siamo. No, vado avanti. È questa cosa che ho accennato prima, no? La non distinzione fra uomini e donne. Non ho mai amato quelli che mi chiedono che differenza c'è fra fare questo mestiere da uomo e da donna. Credo che fare questo mestiere sia già un impegno e sia già molto difficile. Credo che ci sia differenza fra giornalisti bravi e giornalisti mediocri. Credo che ci sia una differenza fra l'essere donna e l'essere uomo quando diventi madre, perché qualunque donna sa che cosa vuol dire diventare madre rispetto a un lavoro, e immaginatevi rispetto a un lavoro maschile come questo, immaginatevi rispetto a un lavoro dove in ogni momento ti possono chiamare e mandare via, salta sempre tutto, non c'è mai una cosa che riesci a fare, non c'è mai. Eppure, nel momento in cui ho, come dire, pur avendo passato metà della mia vita professionale a rifiutare l'etichetta, a dire no, non è vero, non c'è nessuna differenza, io sono donna come uomo e faccio questo mestiere, c'è stato un momento in cui ho dovuto ricredermi, e se non avessi l'onestà di dirlo avrei parlato inutilmente fino adesso. Ed è stato nel 2013 al Cairo, quando io sono stata linciata, denudata in piazza. E vi racconto questa cosa perché non l'ho mai raccontata, e non l'ho mai raccontata perché quando poi sono stata, io mi sono consegnata all'esercito, sui giornali sono finita semplicemente perché ero stata arrestata. In realtà io mi sono consegnata perché ero in una situazione molto difficile, stavo rischiando moltissimo, e quindi ho preferito essere considerata terrorista per 7 ore. Voi tutti sapete cosa è successo a Regeni, io mi sono infilata in quel tunnel pur di sfuggire a un altro peggiore, perché ero nuda in una piazza con 100 uomini intorno che mi stavano bastonando, strappando i capelli, picchiando, e sapevo che non dovevo cadere, non dovevo urlare, non dovevo piangere, perché una delle 3 cose sarei morta. Allora, in quel momento ho dovuto ricredermi pur mantenendo la mia idea che non è una guerra di civiltà, e scusatemi, consentitemi di dirlo qua, e sono fiera di dirlo qua perché so che anche Oriana approverebbe il mio prendere distanza da una sua idea, perché credo che si debba avere, e non si debba avere quel facile, come dire, ora non c'è più, allora era tutto bello, tutto giusto, ha ragione lei. Io non credo che avesse ragione su questo, credo però che l'essere donna in quel momento abbia avuto un peso enorme in quello che mi è successo, e soprattutto credo che nonostante questo, come dire, sia stato importante per me, per il mio mestiere e per la fierezza che ho, non andare nei salotti televisivi a raccontare che cosa mi era successo, perché non era successo niente. Sarebbe successo se io fossi stata violentata, uccisa. Non è successo, sono stata aggredita, e se voi andate a vedere le cronache di quei giorni troverete, sono stata aggredita, mi sono consegnata all'esercito, dopo 7 ore mi hanno rilasciato. Ecco, anche questo, io sono una giornalista televisiva, usciamo da questa cosa che il giornalista racconta quello che lui vive mentre vive qualcosa di storico. Io ho visto reportage da Mosul dove la gente racconta quanta paura ha e quanto rischia per andare a raccontare quello che ci racconta. Io voglio sapere cosa succede a Mosul, non quanta paura ha. È come se un chirurgo mi raccontasse mentre mi opera, mamma mia, non so come finisce qui, guarda. Cioè, non è pensabile, io devo raccontare quello che vedo.
lo devo raccontare con la massima onestà possibile e credo fortemente che questa sia la cosa che io ho letto in Niente così sia quando ero così piccolina, è quello che in qualche modo mi ha sempre portato avanti, pur non condividendo tante delle idee di Oriana, pur sapendo che era un carattere difficile, pur non riprovando più a incontrarla perché mi era bastata la prima volta, e pur sapendo che comunque se l'avessi incontrata avremmo litigato ferocemente, perché siamo tutte e due, siamo, lasciatemelo dire, fiorentine, avrete capito che fiorentino è un marchio difficile da portarsi sulle spalle, però c'è una cosa che leggo, che lei ha scritto, che mi ha cambiato la vita quando l'ho letta, che mi ha condizionato tutta la vita, in tutti i momenti quando io faccio questo mestiere, cerco sempre di ispirarmi a questa cosa che lei ha scritto, quando ha detto non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dice grazie, lo si fa per la propria dignità e lo si fa per se stessi, lo si fa per potersi guardare nello specchio, aggiungo io. Io vi ringrazio.